Ciao, video dei prodotti finiti del mese di giugno. Primo, scrub corpo di questa, non so come si pronunci, è scritta Le Fai Spa, ma non ho idea di come si pronunci, però essendo italiana. Comunque, qui è indicato Le Fai Resort a Garniano, made in Italy. Comunque è uno scrub corpo all'olio d'oliva, uno di quegli scrub che assolutamente bisogna fare a fine doccia perché lascia la pelle molto 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 idratata, molto molto morbida, si sente proprio che c'è l'olio, lo scrub ha dei grani molto grandi, di quelli come piacciono a me, che scrubbano in maniera potentissima. E per me è un prodotto super. Mi era stato regalato diverso tempo fa dalla mia amica Alessandra Adrenalina Makeup, grazie 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 Ale qui su YouTube, e mi è molto piaciuto. Tra l'altro è un barattolone da 600 grammi, quindi ci andate avanti per un bel po'. Detergente intimo Antiche Tradizioni, sì, la marca è Antiche Tradizioni, il brand è Jeclon, che ho già visto su altri prodotti. Allora, questo è un detergente intimo all'aloe vera. Qui è scritto che non contiene SLES e LES, senza coloranti sintetici. È una formula testata microbiologicamente, non contiene parabeni, allergeni e insomma, quello che vi posso dire io è che mi è molto piaciuto, che sicuramente quando andrò a fare la spesa e dovrò comprare un detergente intimo potrei ricomprarlo senza alcun tipo di problema. Sono 250 ml, adesso non ricordo il prezzo perché l'ho preso diverso tempo fa, ma sono certa che non costi, cioè costi tra i 2 e i 3 euro, 3,50 euro al massimo. Mi è molto piaciuto, l'INCI è assolutamente accettabile. Allora, due prodotti di Human and Kind, uno è un balsamo, questo è il balsamo e questo è lo shampoo che si può usare anche come body wash. Lo shampoo terribile per i miei capelli, veramente terribile, me li seccava nella maniera più assoluta, nonostante sia uno shampoo indicato per capelli secchi, al che mi chiedo veramente, io ho già fatto una volta questa battuta, forse serve a farli diventare secchi, non mi è piaciuto assolutamente, non lo ricomprerò mai più. Allora, il balsamo invece è accettabile come prodotto, mi ha sempre districato i capelli senza tirarmeli, senza spezzarmeli, funziona bene, forse bisogna risciacquare con un po' più di attenzione perché è un po' viscoso come formulazione, però sì, vabbè, sono entrambi al profumo di arancia, ma vabbè, questo è relativo. Questa è la confezione. Non, cioè, allora, è un buon balsamo, però non è così eccezionale da dire lo devo ricomprare assolutamente perché non posso stare senza. No, ah, tra l'altro il balsamo è 200 ml mentre lo shampoo 250. Io questi li avevo presi tantissimi mesi fa proprio sul sito di Human and Kind prima che ne diffondessero la vendita anche su da Sephora. Amato alla follia, ma veramente alla follia. Andiamo bene. Notare che non c'è nessuna luce accesa, ma sono con la luce naturale ed è anche abbastanza tardi, ma non importa. Doccia schiuma rilassante al tè bianco e nero lì della Alma Kay, una roba meravigliosa, veramente meravigliosa. È piaciuto a me, è piaciuto ad Andrea, è piaciuto anche alla Cri che l'ha usato quando è venuto a trovarmi. Fantastico, fantastico, fantastico. Non gelatinoso, ma trasparente. Un odore che non vi so spiegare, cioè profumava tutto il bagno, ve lo sentivate sulla pelle ancora per un po' dopo la doccia. Meraviglioso, meraviglioso, stupendo. Poi, sempre prodotti per capelli, la mia seconda lozione anticrespo di Bioficina Toscana, e
Forse anche di questa è la seconda, non ricordo. Lozione Ricci Morbidi. Comunque, questi due prodotti per capelli di Bioficina Toscana. La lozione anticrespo credo che non smetterò mai di comprarla perché è un prodotto con cui mi trovo troppo bene. Soprattutto quando mi sono ritrovata con i capelli secchissimi dopo shampoo come quello lì di Humankind. Meraviglioso, cioè io spruzzo questa, mi immorbidisce i capelli, qualsiasi cosa io abbia utilizzato prima, quindi è un prodotto che io continuerò senza alcun dubbio a ricomprare. Infatti ne ho una terza da cominciare. E della lozione Ricci Morbidi vi ho già parlato, mi trovo molto bene, veramente molto bene. Con questi prodotti per capelli di Bioficina Toscana io mi trovo a meraviglia. Ho finito il profumo dell'acqua di seta di Fitocose, mi è piaciuto tantissimo. Questo credo che siano tutti da 50 ml i flaconi, costa sui tra i 9 e i 10 euro. Mi è piaciuto tantissimo. Un profumo delicato che sa anche di pulito senza sapere di talco. Forse questa cosa l'ho già detta. Meraviglioso. Sicuramente ricomprerò questo, ma voglio anche provare quello all'ambra che avevo annusato una volta e mi era piaciuto moltissimo. Domus Sole a Toscana, il peeling maschera anti-age viso e corpo. Questo, oh, che palle. Vabbè, comunque sapete tutte qual è. Questo ce l'avevo da diverso tempo, è la travel size da 50 ml, l'ho usato sia sul viso sia sul corpo. Mi piace, che posso dire? Mi piace. Si può usare anche come maschera sul viso, nel senso che si applica sul viso, si tiene, io lo tenevo 10 minuti, non di più. Poi bagnando il viso, lo massaggiavo sul viso. Ottimo, ottimo, assolutamente ottimo. Un sogno, ma veramente un sogno questa maschera. Vabbè, io avevo un cappottino che mi ha regalato una ragazza che mi segue, che non finirò mai di ringraziare. Ed è la Pai ed è la maschera luminosità. Chissà, così si vede un cavolo. Odio, odio tutto, ma non importa. Comunque, maschera di luminosità istantanea. Se non erro, lenitiva dei rossori. Ragazze, questa maschera io non so quanto costi perché è della Pai e mi è stata mandata da provare in questo pottino. L'ho usata 5 volte. Non avete idea, cioè non si può descrivere questa maschera, è una cosa stupenda, 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 stupenda da tutti i punti di vista. Leggerissima quando la applicate, quando si asciuga non secca. Peraltro il sospetto, non ho controllato, che non sia una maschera risciacquo. Ditemelo voi se l'avete già usata qui sotto, comunque andrò a controllare perché io questa maschera prima o poi me la comprerò, è una roba meravigliosa. Meraviglia, stupenda, vi lascia la pelle idratata, lenisce, ma davvero, davvero lenisce e disinfiamma tantissimo. Io l'ho usata ancora l'ultima volta ieri. Io ho un bubbone qui e uno qui che ieri erano molto grossi e molto infiammati. Io ho messo questa maschera dopo aver fatto lo scrub, uno scrub leggero perché non è che vado a infierire. Cioè io quando ho tolto questa maschera mi aveva disinfiammato totalmente questa zona. Cioè, top, veramente top, stupenda. Pai Radiance Mask, tutta la vita. Ho finito, e di questo non so a che numero io sia, perché per un periodo l'ho tradito, ma continuo a tradirlo sicuramente, con il detergente delicato di Alchemilla. Ma questo qui resta sempre il mio primo amore dei detergenti delicati, questo qui di Bioficina Toscana al finocchio. YouTube è piena di recensioni di questo prodotto, io lo amo, si può solo amare questo prodotto. Purtroppo è finita questa candelina di Erbolario alle tre rosa, che mi è piaciuta moltissimo. Vedete che purtroppo è anche tutto annerito il bicchiere, poi lo laverò, eventualmente lo riutilizzerò. Durano tantissimo queste candeline di erbolario, infatti io questa qui ce l'avevo da diverso tempo, meravigliosa, veramente meravigliosa, la voglio ricomprare insieme a quella al Papavero Soave, che è un'altra che mi era piaciuta tantissimo. Poi questo detergente
della Nuvance Bio, questo detergente, questo struccante per occhi che non è un bifasico, della Nuvance Bio che funziona alla grandissima. Sono contentissima perché Simona Sette, quando è venuta a trovarmi, me ne ha regalato un'altra confezione perché io questa qui non la riesco a reperire e mi è piaciuto veramente tanto. Ho finito, nel senso che mi rifiuto di continuare a prendere quello che c'è accumulato nei bordi di questo fondotinta compatto in crema di Zao. Vi ho già parlato diverse volte di questo prodotto, vi ho anche già detto che sicuramente non lo ricomprerò perché comunque nella gamma dei fondotinta con ottimo inci c'è una grandissima scelta. Questo qui non, mi era piaciuto all'inizio, poi con l'andare del tempo non ha mantenuto in me lo stesso indice di gradimento. Poi secondo me mi evidenziava anche moltissimo i pori dilatati, quindi no, no. Però so che ci sono tantissime persone che si trovano bene, tipo la mia amica Paola, laboratorio delle fate. Questa è tisana pesca, menta e mango meravigliosa che mi era stata regalata la prima volta che sono andata da Melissa, da Valeria. Pesca, menta, mango, raga, cioè il top. Fantastica, fantastica. Questo l'ha finito Andrea perché io, come vi ho già detto, purtroppo con i dentifrici Marvis mi sanguinano le gengive perché devo usare quelli appositi e quindi niente, ha goduto Andrea di questo travel size della Marvis alla cannella, se ne è innamorato perdutamente e se ne è comprato scorte su scorte su eBay. Tra l'altro questo la ringrazio ancora, mi era stato regalato da Poi, Eliana. Questo profumo Honoré de Pré, credo che sia il brand di cui vi ho già parlato in un altro video sui prodotti profumati del periodo, che mi è piaciuto tantissimo perché, come vi ho già detto, sa di mandarini appena raccolti e sbucciati. È una roba fantastica, veramente fantastica. Questo mi era stato regalato dalla mia amica Esa, che ringrazio, insieme a un altro prodotto che ho terminato, ovvero questa crema mani dell'alba. Questa è una crema che assolutamente non unge nella maniera più assoluta, assolutamente nella maniera più assoluta, ma sì, proprio abusiamo di vocaboli. E bisogna solo avere un attimino di pazienza perché appena si inizia a stendere fa un po' di patina bianca, ma per pochissimi secondi, tempo di massaggiarla sulle mani e la patina sparisce, soprattutto non unge, quindi veramente un'ottima, ottima crema. Questo dentifricio della Sensodyne Extra Fresh, niente, niente di che. Poi, una delle tante scoperte del secolo, questi infusi e freddi di Pompadour che mi ha regalato Francesca Sissien Frenchy quando è venuta qui a Torino e che non finirò mai di ringraziare perché mi ha fatto scoprire una roba stupenda. Il gusto mela e sambuco è quello che ho adorato, mi è piaciuto tantissimo. E potrei farne una malattia nel caso non li trovassi nel supermercato in cui vado di solito. Devo trovarli assolutamente. Poi, della Nature's, che è un altro di quei brand che voglio approfondire, questo latte idratante, sì, latte detergente viso-occhi con acqua unicellulare di bergamotto e mandorle dolci. Questo latte detergente, ho altri due sample come questi. Mi è piaciuto moltissimo, è morbidissimo, è sul latte detergente morbido, io non riesco a darvi altri dettagli, è morbidissimo, e per niente aggressivo, molto e quindi molto delicato, di un profumo delicatissimo, forse quasi inesistente, e è assolutamente non fastidioso sulla pelle. Devo dire, mi è piaciuto, sono contenta di avere ancora altri due campioncini per poterlo usare per bene. Poi questa saponetta di Bottega Verde all'Argan, le saponette io prevalentemente le utilizzo per pulire i pennelli. Poi quello che rimaneva di queste mousse in water che sono Incanto e Desiderio, l'ho dato per farlo provare a Simona e Francesca quando sono venute a trovarmi, perché era anche giusto, secondo me, avendo la possibilità di fargliele provare, approfittarne.
sono le nuove acque profumate di Latte Luna. Vi ho fatto un video apposito su questi prodotti, dedicato solo a questi prodotti che mi sono stati inviati da Latte Luna. Sono perfette da tenere in borsa perché non contenendo alcol le si può utilizzare e vaporizzare durante il giorno sulla pelle senza nessun tipo di problema, anche soltanto per rinfrescarsi. In occasione di un mio weekend fuori casa ho usato questi tre sample dello shampoo schifezzato, come potete vedere, all'extravergine della saponaria, che a me continua a piacere molto, ma so che diverse persone non si stanno trovando bene con Come questo sempre, shampoo. Vale la soggettività, il diverso tipo di capelli, il diverso tipo di cute, cioè ognuna è una persona a sé, quindi non tutti i prodotti possono andare bene per tutti, anche se sono ritenuti dei buoni prodotti da moltissime persone, però se non può andare bene per tutti, niente mai. La rivelazione è stato questo campioncino di balsamo di Phytophilos, gocce di seta. E ragazze, a me non era mai successo nella mia vita di riuscire a lavarmi i capelli con un campioncino di balsamo da 10 ml. Questa è stata la scoperta per la vita, nella maniera più assoluta. Allora, ha una consistenza leggera. Non ha niente di cremoso, di denso. No, no, è assolutamente leggera. Quindi si distribuisce alla meraviglia sui capelli e pur essendo leggerissima come consistenza, ha una capacità districante e ammorbidente dei capelli che io non ho mai riscontrato in nessun balsamo. Si sciacqua anche, che è una meraviglia, perché voi sapete che a me piacciono tantissimo i balsami di Alchemilla, che però hanno un unico difetto, ovvero di essere viscosi e quindi di dover essere risciacquati abbondantemente e di farvi anche scivolare sul piatto della doccia. Questo no, è leggero, districa e scioglie i nodi in una maniera impressionante, ne basta pochissimo e si sciacqua senza alcun tipo di problema. Quindi questa per me è stata una super 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 scoperta. A questo punto vi saluto, vi rimando al prossimo video dei prodotti finiti, ci vediamo presto.